l'unico ricevitore possibile per la PSK e il ricevitore coerente, valutiamo la probabilità di errore. La probabilità di errore chiaramente dipende dal valore di M, cioè dalla cardinalità della costellazione, cioè quanti punti abbiamo, quanti segnali dobbiamo mandare. Bene, si possono avere casi differenti. Infatti, quando M fa 2, l'abbiamo già fatto. Stiamo parlando di una binary PSK. I segnali sono due, si trovano uno a fase 0, l'altro a fase pi greco, quindi si tratta di una modulazione antipodale, e la probabilità di errore di una modulazione antipodale è Q di D su 2 sigma, la distanza è 2 volte radice dell'energia, e dunque abbiamo sigma è la direzione standard di rumore, sigma quadro la varianza di rumore, cioè nel 0 mezzi, Q di radice 2 con misura 0. Già vista, già fatta. E infatti la modulazione binaria, l'abbiamo già vista. M uguale 4. Questa modulazione ha un nome particolare, si chiama QPSK, dove Q sta per quadra, cioè inquadratura. Quindi qui siamo in questo caso antipodale, S con 1, S con 2. Qui abbiamo la QPSK, come è fatta? I segnali sono 4 e quindi sono posti ad angoli 0, pi greco, mezzi, pi greco, 3 mezzi di pi greco. Chiaramente io posso anche disporli in questa maniera, la situazione non cambia. Pi greco quarti, 3 quarti di pi greco, insomma, disporli a 90 gradi l'uno all'altro, ma invece di partire da 0, parto da pi greco mezzo, da pi greco quarto, quindi da 45 gradi. E il motivo per la quale si chiama quadra, cioè PSK, è perché sono 4 segnali e formano un quadrato. In questo caso non è una modulazione binaria, la probabilità di errore non è immediata, però la costellazione è molto semplice e la probabilità di errore può essere calcolata comunque in forma chiusa. Calcoliamola come esercizio, visto che è un esercizio molto semplice. Qui abbiamo una probabilità di errore sul simbolo e una probabilità di errore sul bit, perché qui un simbolo porta due bit. Sono 4 simboli, quindi... Bene, la probabilità di errore sul simbolo come si può calcolare? È sicuramente uguale a 1 meno la probabilità di corretta rivelazione sul simbolo. Fatemi indicare questa probabilità con P con S e C, dove S sta per simbolo e C è corretta rivelazione. E errore, C è corretta rivelazione, poiché se io non sbaglio, ho indovinato, l'uno è il complementare dell'altro e la probabilità del complementare è 1 meno la probabilità dell'evento che state cercando. Questa è una probabilità mediata su tutti i possibili simboli che potete aver trasmesso. E allora posso fare la media su tutti i possibili simboli che ho trasmesso. Della probabilità di corretta rivelazione, dato che ho trasmesso il simbolo emmesimo, per la probabilità del simbolo emmesimo. Se sono uniformi, un quarto, altrimenti cerco di. Se la calcolate, una di queste probabilità condizionate, scoprirete che non dipende dal simbolo stesso. E dunque questa media
in realtà è pari a uno di questi valori. Quindi qui io riesco a scrivere direttamente probabilità di errore sul simbolo, di corretta rivelazione sul simbolo, data la trasmessa del simbolo S con 1. Ripeto, questo lo posso fare perché questa probabilità di errore condizionato non dipende dal simbolo, e allora ce ne posso mettere uno qualsiasi, che sono tutte uguali. Perché? Lo vediamo adesso. Ci calcoliamo questa e vediamo che questo non dipende dal S con 1. Va bene? Ora mi devo chiedere quando è che io indovino, cioè decido correttamente per il simbolo S con 1 e ho trasmesso davvero il simbolo S con 1. Beh, le regioni di decisione messe in questa maniera sono i quattro quadranti, e allora io indovino, cioè dato che ho trasmesso il simbolo S con 1 effettua una corretta rivelazione se il segnale ricevuto R cade nel primo quadrante. Se cade in altri quadranti sto sbagliando. Quindi devo valutare la probabilità che, dato che ho trasmesso S con 1, R si trovi in questo quadrante. Vi ricordo che se questi hanno energia E, allora questo punto è lungo, questo vettore è lungo, radice di E, e sia la coordinata X che la coordinata Y si chiamano radice di E mezzi. Ma infatti la rappresentazione geometrica dei segnali che devo aver cancellato diceva che ogni segnale era radice di E per coseno dell'angolo e seno dell'angolo, a pi o quarti il coseno e il seno fanno 1 su radice 2. Quindi chi è il segnale ricevuto dato che ho trasmesso S con 1? Beh, il segnale ricevuto dato che ho trasmesso S con 1 è radice di E mezzi 1, 1 più rumore sulla prima componente e sulla seconda componente. Il segnale ricevuto dato che ho trasmesso S con 1 è S con 1 più rumore. Quando è che non commetto errore? Quando R sta nel primo quadrante, cioè deve succedere contemporaneamente che la prima componente è positiva e la seconda componente è positiva. Solo in questo caso si trova nel primo quadrante. Continuo a scrivere qui. Deve succedere che la prima componente è positiva e che la seconda componente è positiva. Ma le due componenti sono due componenti di rumore, N1 e N2, indipendenti fra di loro. Vabbè, facciamo il passaggio. Probabilità che la prima componente è positiva, quindi N1 più radice di E mezzi maggiore di 0 e contemporaneamente N2 più radice di E mezzi positivo. In questo caso ho effettuato una corretta rivelazione. Mi trovate? Io non sbaglio quando il vettore positivo ricevuto sta in primo quadrante. Sta in primo quadrante se le due componenti R1 e R2 sono positive. Ma R1 si chiama N1 più radice di E mezzi, deve essere positivo. R2 si chiama N2 più radice di E mezzi, che deve essere positivo. Ora questa è la probabilità congiunta della coppia di variabili aleatorie N1 e N2. Ma N1 e N2 sono le due uscite del rumore, sono la componente in fase e la componente in quadratura del modulatore. Quindi sono ortogonali, sono indipendenti. Ho semplicemente la proiezione del segnale ricevuto, che è fatto da segnale trasmesso più rumore, quindi la proiezione del rumore sulle due funzioni di base che sono ortonormali, e dunque le componenti di rumore sono incorrelate poiché le gaussiane diventano indipendenti. Insomma N1 e N2 sono indipendenti.
vi ricordate il vettore rumore, abbiamo sempre detto che è una variabile teorica gaussiana, e un vettore teorico gaussiano ha medio 0 e varianza sigma quadro identica. Se la matrice covarianza è diagonale, le variabili teoriche sono indipendenti. Siccome è identica, gli elementi sulla diagonale sono tutti uguali, quindi le variabili teoriche sono tutte quante non solo indipendenti ma anche identicamente distribuite. Quindi questa probabilità congiunta qui è la probabilità che succede questo evento e che succede questo evento nello stesso momento. La probabilità dell'intersezione di due eventi indipendenti è il prodotto delle probabilità. Quindi questa diventa uguale alla probabilità del primo evento per la probabilità del secondo evento. Ma il primo evento è la probabilità che una variabile teorica gaussiana, media 0 e varianza sigma quadra, è maggiore di meno e mezzi. Il secondo è la probabilità che una variabile teorica gaussiana, media 0 e varianza n0 mezzi, è maggiore di meno e mezzi. È la stessa probabilità, perché queste due non solo sono indipendenti, ma sono anche identicamente distribuite. Quindi questa è semplicemente la probabilità di una delle due, ad esempio n1, maggiore di meno radice di e mezzi al quadrato, perché la seconda poi è probabilità n2 maggiore di meno e mezzi, ma sono, hanno la stessa distribuzione, quindi è una delle due al quadrato. Non è una gaussiana standard perché A è meglio 0, ma non è varianza unitaria. Lo divido per la varianza. La varianza vi ricordo che è sigma, scusate, per la direzione standard, che vi ricordo essere radice di n0 mezzi. Qui se divido a destra e a sinistra per radice di n0 mezzi, diventa 1 meno la probabilità che una gaussiana standard è maggiore di meno radice e mezzi, divisa n0 mezzi e su n0 al quadrato. Se avete una gaussiana standard e vi chiedete quanto sia la probabilità che sia maggiore di un numero negativo che si chiama meno x, con x numero positivo, vi serve tutta l'area di destra, che è uguale a 1 meno l'area di sinistra. Siccome questa piccola area di sinistra si chiama q di x, perché è uguale alla coda di destra, tutta questa grossa area di destra qui si chiama 1 meno q di x. Ok? Questa coda, se x è un numero positivo, meno x è negativo, questa coda di sinistra è pari alla coda di destra e si chiama q di x, per cui tutta questa grossa area di qua si chiama 1 meno q di x, perché è complementare. Quindi questa proprietà quadrata in realtà è semplicemente 1 meno q in questo punto. Tutto al quadrato. E se come al solito esprimiamo non in funzione la probabilità di errore, non in funzione dell'energia media per simbolo, ma dell'energia media per bit, siccome qui ci sono due bit, l'energia media per simbolo è uguale a due volte l'energia media per bit, che ci sono due bit, la probabilità di errore diventa infine 1 meno q di 2 e con b su n0 al quadrato. È la stessa di prima con al posto di e 2 con b.
Se volete un'approssimazione, perché non vi fai calcolare questo quadrato, ma più che per un'approssimazione, semplicemente per avere un ordine di... per capire di che ordine di grandezza stiamo parlando, vi ricordo che a parte questo potete sviluppare, perché questo binomio è il quadrato del primo e semplifico 1 più due volte il doppio prodotto meno il secondo al quadrato, quindi q quadro di 2 e con b su n0 sotto radice. Chiaramente se la funzione q è molto minore di 1, 2q è molto più grande di q quadro, e allora questa diventa più o meno due volte q di 2 e con b su n0, e questa approssimazione è vera se questa funzione, cioè q di 2 con b su n0 sotto radice, è molto minore di 1, che poi quella è la situazione più comune. Tutto questo a dirvi semplicemente che se per caso vi dovesse essere chiesto un esercizio di calcolare la potenza da trasmettere per avere una probabilità di errore sul simbolo di 10 a meno 7 ad esempio, allora voi scrivete che la probabilità di errore sul simbolo è uguale a 1 meno questo oggetto qua, e dovete svolgere un quadrato, dovete imporre questo uguale a 10 a meno 7. La soluzione è q di x uguale a un certo valore, perché questo è un quadrato, quindi è un polinomio secondo grado, ma non serve perdere tempo a fare questo binomio di secondo grado e trovare gli zeri, perché se questo deve essere 10 meno 7, questo deve essere perlomeno 10 meno 7, quindi è molto piccolo, e allora questa quantità è praticamente uguale a questa, cambierà la quarta, quinta cifra significativa, quindi non perdere tempo a trovare la radice, le radici di un binomio secondo grado, ok? Cioè risolvere q meno q quadro più 2q uguale a 10 a meno 7, è semplicemente 2q uguale a 10 a meno 7, punto, perché q quadro è trascurabile rispetto a q. Ok, ma questa è la probabilità di errore sul simbolo. Qual è la probabilità di errore sul bit? È sicuramente minore o uguale alla probabilità di errore sul simbolo, è sicuramente maggiore o uguale alla probabilità di errore sul simbolo diviso log 2 di m, che in questo caso fa 2 perché sono 2 bit. È il bound che abbiamo sempre, l'upper e il lower bound che abbiamo sempre utilizzato. E poi, se vi ricordate, dicevamo anche che questo qui, lower bound, è circa uguale, è un'uguaglianza, è quasi un'uguaglianza, nel caso in cui la probabilità di errore sul simbolo fosse molto piccola e si effettuasse una codifica di Gray. Bene, succede che per la coppia SK questo non è un circa uguale se la probabilità di errore sul simbolo è molto piccola e se si effettua codifica di Gray, ma è proprio non uguale, perché se effettuiamo la codifica di Gray è proprio quella la probabilità di errore sul bit. Ve lo faccio vedere qui. Se viene effettuata una codifica di Gray,
vuol dire che questo simbolo S con 1 in realtà codifica il bit, la coppia di bit 00. Questo qui S con 2 potrebbe codificare 01. Questo qui S con 3 potrebbe essere il simbolo associato a 11. E questo qui S con 4 potrebbe essere associato a 10. Le regioni di visione sono le 4, i 4 quadranti, e come vedete simboli corrispondenti a regioni di visione adiacenti differiscono per un solo bit. Questi due differiscono soltanto per il secondo bit, questi due soltanto per il primo bit, questi due solo per il secondo bit e questi due solo per il primo bit. Bene, proviamo a valutare ora la probabilità di errore sul bit nel caso in cui abbia effettuato codifiche greche. Mi aspetterei che la probabilità di errore sul bit sia uguale alla probabilità di errore sul simbolo di ISO 2 se la probabilità di errore sul simbolo fosse molto minore di 1. In realtà scopriremo che è uguale a quella sempre. Probabilità di errore sul bit. La probabilità di errore sul bit è la probabilità di sbagliare un bit, uno dei due, il primo o il secondo. Al solito dovreste fare la media. La probabilità di sbagliare il primo bit, dato che ho trasmesso, in realtà sono uguali i due probabilità di errore, non è che il primo è più probabile dell'altro. Quindi la probabilità di errore sul bit è ad esempio la probabilità di sbagliare il primo bit. La probabilità di sbagliare il primo bit è 1 meno la probabilità di indovinare il primo bit. Ora, questa probabilità di indovinare il primo bit è chiaramente la probabilità di indovinare il primo bit. Prego. Scusi, ma non va qua, non sono due bit, quindi perché vedo solo se ne sbaglio uno e non l'altro? Perché se devo indovinare tutti i due bit, ho indovinato il simbolo, non ho indovinato il bit. Io qui sto dando la probabilità di errore sul bit, quindi mi interessa che il bit che sto guardando, ad esempio il primo, sia corretto. Grazie. Ok? Quindi la probabilità di sbagliare un bit, quindi uno solo, o questo, mi focalizzo su un bit e vedo un po' la probabilità di sbagliare questo, è 1 meno la probabilità di indovinarlo, e la probabilità di corretta rivelazione è come al solito uguale alla media della probabilità di corretta rivelazione condizionata al trasmesso quel segnale, media su tutti i segnali. Quindi qui dovrei scrivere che è 1 meno la probabilità di indovinare il primo bit dato che ho trasmesso l'ennesimo segnale, media su tutti quanti i segnali. Quindi somma per m con a 4, un quarto se sono uniformi, altrimenti pi con m, dove pi con m è la probabilità che venga trasmesso nel medio segnale e così via. In realtà anche qui queste probabilità sono tutte uguali, quindi questa è semplicemente 1 meno la probabilità di indovinare il primo bit dato che ho trasmesso un segnale, ad esempio il primo. Vi ricordo che come prima questa coordinata si chiama radice di 2/2 e questa coordinata si chiama radice di 2/2. Ora, in quali casi io indovino il primo bit, dato che ho trasmesso il primo segnale? Se ho trasmesso il primo segnale vuol dire che ho trasmesso questo. Quando è che indovino il primo bit?
chiaramente c'è, se scelgo il secondo 1, quindi se l'osservabile cade qua, ma anche se cado qui, se cade qui, indovino il primo bit, perché sto sbagliando solo un bit, il secondo, ma io mi sto polarizzando sul primo. Viceversa, sbaglio se l'osservabile cade qui, oppure se cade qui. Quindi io indovino il primo bit, da dove ho trasmesso il secondo 1, ogni volta che l'osservabile R ricade nel semipiano di sopra, sopra l'asse X. Cioè se la seconda coordinata R con 2 è positiva. Quindi questo è semplicemente 1 meno la probabilità che R con 2 è maggiore di 0 dato che ho trasmesso il secondo 1. Ma questa probabilità l'abbiamo già calcolata prima, se vi ricordate. Prima abbiamo calcolato la probabilità che la prima coordinata è positiva e che la seconda è positiva assieme, e infatti veniva 1 meno q al quadrato. Ora invece voglio soltanto la probabilità che una delle due coordinate è positiva, verrà 1 meno q e basta, senza il quadrato. Prima abbiamo calcolato la probabilità che R1 positiva e R2 positiva, 1 meno q per 1 meno q. Ora voglio soltanto che una delle due coordinate è positiva e l'altra non mi interessa nulla, 1 meno q. Di che cosa? Di ESO n 0, cioè di 2 con ISO n 0. Ma 1 meno q fa q. Che come vedete è proprio pari a non è neanche la proprietà del simbolo ISO 2. Sì, è pari a la probabilità di errore sul simbolo di ISO 2 quando la probabilità di errore sul simbolo è molto più piccola di 1, cioè quando vale l'approssimazione. In realtà se faccio codifica di Gray non è un'approssimazione, è proprio un'uguaglianza. Perché? Beh, il motivo è piuttosto semplice, l'avremmo potuto capire anche da subito. Perché se guardate a cosa corrisponde questo schema di modulazione quando io utilizzo la codifica di Gray, vi accorgete che il primo bit vi dice soltanto se sto sopra o sotto. Quindi se sull'asse Y devo trasmettere un numero positivo o un numero negativo. Il secondo bit invece vi dice se sto a destra o a sinistra dell'asse Y, cioè se devo trasmettere un numero positivo o un numero negativo sull'asse X. Ma questo è proprio 2 BPSK in quadratura, in cui un bit ti dice se devi stare sull'asse X, quindi sul ramo coseno, a destra o a sinistra. E l'altro bit ti dice se devi stare sull'asse Y, cioè sul ramo seno, sopra o sotto. Quindi il QPSK con codifica di Gray sono 2 BPSK in quadratura. Ci sta un BPSK su questo asse che ti dice guarda, trasmetti o questo se il bit è 0 oppure questo se il bit è 1, e l'altro BPSK, quindi c'è un BPSK qua in fase e un BPSK qui in quadratura.
il DPSK in fase ti dice che se il bit è 0 trasmette un segnale positivo, se il bit è 1 e 1 trasmette un segnale negativo. Il DPSK in quale 2 ti dice che se il bit è 0 trasmette un segnale negativo, se il bit è 1 trasmette un segnale positivo. La coppia di bit chi è? Beh, questo rappresenta la coppia 0-1, questo diventa la coppia 1-1, questo diventa la coppia 1-0 e questo diventa la coppia 0-0. È una codifica di greco, vedete? Qui e qui cambia un solo bit, qui e qui cambia un solo bit il secondo, qui e qui cambia un solo bit il primo, qui e qui cambia un solo bit il secondo. Quindi la codifica di Gray, la QPSK con codifica di Gray non è nient'altro che due DPSK in quadratura. Cioè trasmetto sul ramo in fase un DPSK, sul ramo in quadratura un DPSK. E allora è chiaro che la probabilità di errore sul bit sul primo ramo è P, la probabilità di errore sul bit sul secondo ramo è P, la probabilità di errore media su tutti i due rami è la media fra P e P, cioè P stesso. Insomma, se il DPSK cioè questa probabilità di errore, due DPSK in quadratura, per cui sono indipendenti, hanno la media fra questo e questa probabilità di errore, cioè questa probabilità di errore. E infatti è la stessa. Quindi ci saremmo potuti accorgere da subito che quella era la probabilità di errore sul bit se avessimo notato che un QPSK con codifica di Gray, sto ripetendo, corrisponde a due DPSK in quadratura. Siccome i rami sono indipendenti, perché questo corrisponde a una funzione in base ψ1, questa è una funzione in base ψ2 e sono ortogonali, allora la probabilità di errore sul bit è la stessa, perché sarebbe la media fra le due probabilità di errore, sono entrambe uguali. Chiaro? Bene. Caso generale, quando m diventa 8, 16, 32 e così via, cosa posso dire? Posso calcolarla sicuramente per via numerica o semianalitica, insomma, mi metto lì e faccio dei conti. Non c'è un'espressione semplice in forma chiusa. O altrimenti posso guardare a dei bound, che forse è la cosa migliore. Infatti in questo caso la probabilità di errore sul simbolo è sempre minore o uguale e maggiore o uguale di che cosa? Beh, sfruttiamo i bound più tight, quindi più stretti che ci ricordiamo. Un upper bound, quindi una maggiorazione, è il nearest neighbor union bound. Che ci dice? Che la probabilità di errore sul simbolo è sempre minore o uguale del numero medio di decimi ma io vi ricordo che i segnali sono messi così, e le regioni di decisione sono queste, sto rifacendo il disegno di prima. Quindi se dovessi qui valutare il nono e medio di vicini, cosa dovrei dire? Quant'è il nono e medio di vicini di questa costellazione? Ogni segnale ha due vicini. Quindi il nearest neighbor union bound ci dice che la probabilità di errore sul singolo è sempre minore o uguale del numero medio di vicini, 2, per Q di D su 2 sigma. Poi valutiamo quanto è D e quanto è 2 sigma. Ma poi dicevamo che anche la probabilità di sbagliare il simbolo è sempre maggiore o uguale della pairwise error probability, che è la probabilità di scambiare un simbolo con un altro, che era Q di D su 2 sigma in questo caso, perché due simboli vicini sono tutti uguali.
cioè la probabilità di errore sul simbolo, è sempre maggiore o uguale della probabilità di scambiare due simboli più vicini tra di loro. Perché oltre a quella probabilità ci sono tanti altri modi per sbagliare. E lì se ne sta contando solo uno, il peggiore, ma ce ne sono altri. Quindi la probabilità è più grande di quella. Ma sicuramente è più piccola di questa, perché è una union bound. Ma questa è molto stretta, vedete? La probabilità è compresa fra un numero e il suo doppio. Siccome siamo interessati a probabilità di errore dell'ordine 10-5, 1-7-9, che sia... sapere che è compresa tra 1 per 10 7 e 2 per 10 7 per me va benissimo, c'è un'approssimazione più che sufficiente, ok? Ma D su 2 sigma quanto fa? Perché a me non piace scritto in questi termini. D su 2 sigma è radice di D quadro su 2 sigma quadro, che si chiama nel 0 mezzi, e cioè D quadro se ne è 0, e cioè di quadro quanto faceva? Allora log 2 di m se il quadro di greco su m e con b su n è 0, perché era un quarto l'efficienza in potenza. L'efficienza in potenza è 4 volte questo numero diviso 4 è questo, giusto? Vi trovate? Ce l'avete sul quaderno voi? Me lo confermate che è questo? Che D quadro è questo numero qui? È 4, la quadro. Manca un 2 da quanti? Ah, un 4. 4 per questo numero è l'efficienza in potenza. Io vi ho chiesto quanto fa D quadro. D era 2 per radice di e b log 2 di m seno di p. Ah, scusate. Sì. Ok, sì. Perfetto. No, scusa, c'è un problema. Allora, intanto 2 sigma al quadrato fa 4 nel 0 mezzo, ok? Se preferite, qui abbiamo mezzo di 4 su e con b con b su n0 sotto radice essere questo, anche se ricordavo che era un mezzo, era un quarto efficienza in potenza per il combinato zero, così mi viene fuori questa efficienza in potenza, quindi un mezzo efficienza in potenza con combinato zero, il termine di su 2 sigma. Vabbè, viene radice di 2 log 2 di m se in quadro di y su m e con b su n0, e quindi abbiamo espresso la probabilità di errore sul simbolo in termini con b su n0. La probabilità di errore sul dit, e qui non è un caso particolare, ma dobbiamo affidarci al bound generale che ci diceva che, e lo riscriviamo per l'ennesima volta,
probabilità di errore sul bit compresa fra probabilità di errore sul simbolo. E probabilità di errore sul simbolo diviso log 2 di n. Con questa approssimazione valida, se probabilità di errore sul simbolo è molto meno di 1 e codifica i grey. Va bene? Va bene, facciamo una pausa perché l'argomento successivo, l'esempio successivo che facciamo è la BTSK e la